Ci troviamo al liceo scientifico di Marsala, dove si sta tenendo un importante incontro per quanto riguarda le sostanze dopanti e l'utilizzo che spesso ne fanno gli atleti anche in giovanissima età. Ecco, il provveditore di studi della provincia di Trapani, un incontro del genere cosa rappresenta per i giovani? Sicuramente in un liceo sportivo come questo è un momento fondamentale, perché le attività sportive devono sempre tenere il passo con gli incontri cardiologici e i problemi connessi al doping. I ragazzi devono essere informati e formati per evitare cose che ci auguriamo mai accadano nella loro vita. Preside l'istituto, un istituto all'avanguardia che oltre all'attività didattica porta anche argomenti che sono formativi nella vita quotidiana dei giovani. Ma in qualche modo questi argomenti sono strettamente connessi con l'attività didattica, visto che appunto, come diceva il provveditore, noi abbiamo il liceo sportivo, per cui è stato secondo me molto importante quest'anno anche andare a trovare il momento giusto per coniugare quelle che sono le nostre esigenze di liceo sportivo con l'occasione che ci ha offerto il Rotary Marsala, del defibrillatore che è stato donato a questa scuola, ed è stata l'occasione dalla quale è partito poi un dialogo a 360 gradi anche per quanto riguarda la cardiologia e il doping, che sono problematiche strettamente connesse con quella che è tutta la scuola, ma in particolare il liceo sportivo. Ecco, il Rotary Marsala, artefice di questo progetto, questi defibrillatori, abbinati anche a un corso che avete recentemente tenuto per formare chi dovrà utilizzarli. Uno di questi defibrillatori oggi viene consegnato in questo prestigioso istituto. Sì, finalmente cominciamo a donare questi defibrillatori di cui si è tanto parlato, e oggi materialmente l'abbiamo portato, siamo in presentazione. Non ci fermiamo qua, perché già ho invitato la preside a fornirmi un altro nominativo per aumentare le persone che saranno formate. Ricordo che non è solo importante la rete dei defibrillatori, ma di coloro che devono mettere le persone in condizione di salvarsi col defibrillatore. E quindi noi abbiamo finora formato 84 persone, il 17 dicembre faremo un altro corso di 20 persone e contiamo di proseguire per avere sempre più Marsala come città cardioprotetta. Intanto siamo partiti dal liceo scientifico, scuola cardioprotetta, e speriamo che continui così per tutte le scuole. Presi, parlavamo delle attività extrascolastiche non curriculari per formare i cittadini al futuro, ecco, questo istituto è stato sempre all'avanguardia in tale riguardo. Sì, noi abbiamo diverse attività di formazione e devo dire che quest'anno questa collaborazione iniziata con il Rotary ha anche portato la formazione su altro, nel senso che per raccogliere i fondi per altri defibrillatori, per consentire anche ad altre scuole marsalesi di avere il defibrillatore, noi abbiamo iniziato noi e anche altre scuole marsalesi, ma noi lo stiamo facendo adesso, una collaborazione basata sull'origine della Costituzione italiana. È stato già fatto, già questa scuola ha partecipato ad uno spettacolo teatrale che si è tenuto il 22 novembre al Teatro Impero, che non rimane come spettacolo teatrale lì avulso dalle situazioni reali, perché insomma non è la giornata di vacanza che i ragazzi si comprano. Tra l'altro devo dire che per noi che abbiamo la settimana corta, quello era un sabato, quindi era un giorno libero per i ragazzi, quindi cui i ragazzi hanno aderito proprio perché sensibili a questo tipo di formazione. E il 17 pomeriggio, dopo la formazione per il defibrillatore, in questa scuola ci sarà un incontro con il presidente del Tribunale Natoli e con l'avvocato Frazzitta per continuare a parlare di Costituzione. Ecco, Rotary, ovviamente l'ho detto che tutto partiva dal Rotary, quindi sono tante collaborazioni che cerchiamo di attivare per ampliare l'offerta formativa comunque dei nostri ragazzi. È bello vedere alla guida dell'istruzione in questa provincia una persona giovane, quindi che meglio si può interfacciare con le nuove generazioni. Ecco, vogliamo sfatare quel vecchio detto che i giovani sono disinteressati, che sono apatici, che vivono dietro al telefonino, dietro a internet, e si disinteressano della realtà locale. Ma la ringrazio, perché ogni tanto nell'amministrazione succede anche questo: è possibile vincere i concorsi da giovani e entrare nell'amministrazione da giovani, quindi devo dire che questa cabina di regia che guido, che è l'ufficio scolastico provinciale di Trapani, mi permette di vedere le realtà e di conoscerle, e io sono perfettamente d'accordo con lei, non vedo un appiattimento della gioventù di oggi, anzi credo che la creatività
che insita in ogni ragazzo, si può meglio sprigionare con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Bisogna orientarli sicuramente, ma i ragazzi possono insegnare tante cose a noi, e quindi assolutamente io non voglio demonizzare le tecnologie, anzi soprattutto nei rapporti con lo sport possono aiutare tantissimo, e parlo in questo caso da atleta, mi piace tantissimo la corsa, partecipo a maratone e mezze maratone. Con un uso sapiente della tecnologia i ragazzi possono veramente organizzare le proprie giornate, i propri movimenti, e i propri limiti, stabilire quali sono i propri limiti, conoscerli e curare eventuali patologie. Quindi io ho piena fiducia in questi ragazzi, e più li conosco nel territorio e più penso che la vivacità di questo territorio dipende tantissimo dalla loro creatività, assolutamente. Giovani, sport, ecco, altri input per il Rotary Marsala per essere vicino anche al mondo della scuola? Ma intanto volevo dire che oltre a questo stiamo facendo, abbiamo avuto l'autorizzazione dell'ASL per fare le visite gratuite agli indigenti, e quindi siamo accanto agli ultimi. Il progetto con il liceo scientifico continua e abbiamo firmato una convenzione proprio sull'adeguazione alla legalità, sul servizio, sulle caratteristiche appunto di cardioprotezione, quindi diciamo che è un progetto che va avanti a 360 gradi e che finché le scuole ci accolgono noi siamo ben lieti di essere al loro servizio, perché ripeto già sarebbero già tre defibrillatori che entro marzo-aprile consegneremo alle scuole, ma in realtà il progetto è ancora più ambizioso, vuol far sì che ci sia una protezione totale della cosa. Poi ci danno spazi, noi abbiamo anche altre idee, ma questo dipenderà proprio dalla buona volontà dei dirigenti. Ecco, è bello vedere questa collaborazione fra il Rota, il mondo della scuola e il provveditorato agli studi, in quanto una città si cresce, un territorio si cresce se si lavora tutti insieme al fianco uno con l'altro, senza invidie, gelosie o qualcosa che possa dividere, quindi insieme una società migliore, penso che sia questo un po' il motto. Sì, è il motto dei Club Service, noi lavoriamo per questo, vogliamo esserci per questo, altrimenti non avrebbe senso che avessimo un sodalizio. Per lei? Ma sicuramente, noi come scuola siamo qua per questo, noi come scuola siamo qua per la formazione dei ragazzi, quindi anche l'educazione a non evitare le invidie, penso che sia, faccia parte del nostro lavoro, assolutamente prioritario per il nostro lavoro. Assolutamente, abbiamo un dovere istituzionale l'educazione, non esistono separazioni in questo compito, soprattutto nel meridione che purtroppo è ancora indietro sui dati statistici, abbiamo necessità di migliorare, il nostro obiettivo lo abbiamo bene focalizzato e stiamo tutti insieme lavorando per raggiungerlo, assolutamente. Sì.